dal Piemonte al Veneto, dalla Serie 2 maschile alla Serie 2 femminile, appassionati di futsal, benvenuti al Palafranchetti per Union Fenice VIP Tombolo, gara valida per la 16ª giornata del girone A di Serie 2. Un saluto da Antonio Iozzo e Massimo Ronconi. Partita interessante, dai numeri si può presumere che la Fenice sappia difendere molto bene, non ha nessuna giocatrice in doppia cifra dal punto di vista delle realizzazioni. Di contro qui ci sono Salvatore a 19, Ghigliordini a 13, che possono essere un fattore in fase offensiva. Prova la squadra di casa, recupera palla però il VIP che riparte sulla sinistra, attenzione a Tasinato che mette in mezzo, Salvatore allarga sulla destra, la conclusione, si sblocca il punteggio, immediato il vantaggio della formazione ospite che passa a condurre dopo 59 secondi con l'Union Fenice che prova a reagire. La pressione del Tombolo che recupera palla, brutto intervento del capitano che viene espulso, attenzione, momento chiave, espulsa Ferro, intervento durissimo da dietro su Salvador. Ma qui i minuti e i secondi sono fondamentali, sono già sotto il minuto, resistere in inferiorità numerica già sarebbe una buona soluzione. Pallone in mezzo, la conclusione, il pareggio di Costantini, 1-1 con l'uomo in meno. Ma sai, su calcio d'angolo è una situazione che può succedere, ma è stata bellissima il movimento della giocatrice della Fenice, il numero 11 Costantini, che ha fintato di andare sul secondo palo, poi è andato sul primo e ha messo la palla sotto la traversa. È una sorta di box and one quello che gioca la Fenice con Tasca, vedi ancora una volta, che va a cercare Salvatore in tutte le zone del campo, per cui si disinteressa del gioco difensivo della squadra, gioca a uomo su Salvatore e si occupa solamente di quel discorso. Poi quando la sua squadra entra in possesso palla, attenzione Salvatore, gran giocata, palla in mezzo, Valle 2-1 Tombolo, torna in vantaggio la squadra ospite. Sì, nel momento più difficile, grande giocata da parte di Salvatore che poi serve la compagna che riesce a mettere il piede. Ottima palla, la conclusione, diagonale perfetto di Battistoli, un gol stupendo, il 2-2 al Palafranchetti. Fantastico, palla sulla parallela, è stata bravissima a tenere Vigato lontano e poi conclusione in girata sul secondo palo sul quale Toledo non ha potuto far nulla. Con Begnoni che allarga verso Bovo, tocco in mezzo, ancora! 3-2, il primo vantaggio della squadra di casa, siglato da Begnoni. Ghigliordini, gran numero, Ghigliordini va con il destro, 3-3, il pareggio della numero 13, doppietta per lei, 15° centro in campionato. È l'altra giocatrice interessante del Tombolo, qui c'è un errore pesante da parte di Loiacono che si è autoaccusata dell'errore, ha perso palla in una zona di campo dove non doveva perderlo. Ghigliordini in mezzo, respinge la Fenice, termina il primo tempo, un primo tempo bellissimo, 3-3, grande spettacolo. Grande spettacolo, grande partita tra prima contro seconda e questo ci hanno fatto vedere queste ragazze. Speriamo che nel secondo tempo possano proporre la stessa qualità di gioco. E vediamo sotto il profilo fisico quanto avranno speso le due compagini. Dal punto di vista delle rotazioni sicuramente meglio la Fenice che ha utilizzato più giocatrici. Si riparte, possesso Fenice, Tasinato verso Salvador che mette in mezzo e a porta vuota, Valle fa 4-3, 27 secondi, torna avanti la capolista. 98% di questo gol è meglio di Salvador, ha fatto ancora una volta quella giocata che ha pettinato il pallone per passare sulla linea di fondo e poi dopo è stato un gioco da ragazzi metterla dentro. Salvador, guarda la maniera di marcare, la guarda in faccia, vedi, fa le finte, non a bocca. Saltata nettamente, il pallone in mezzo, il tocco di Ghigliordini, 5-3, Tombolo. Ma c'ha questa giocata straordinaria, anche da fermo, ancora qui una volta pettina il pallone col destro e poi col sinistro trova sul secondo palo la compagna.
recupera però Bovo, gran giocata, Bovo, va a calciare! La piazza in maniera perfetta, 4-5, a 13 e 16 dal termine. Splendido gol, splendido, perché per intelligenza e per freddezza ha rubato palla, ha pressato, ha rubato palla, poi tunnel, si è liberata della pressione dell'avversario, poi ha aperto il corpo per aprire il destro per metterla sul secondo palo. Fa la differenza qualitativamente il fatto che sono 30 minuti a grande intensità. Salvatore a spazio, va a calciare e trova il gol del 6-4, non perfetta su Rusca. Ma tu avevi detto mancava solo il gol, perché era una partita di tanti assist e qui l'ha trovato con una puntata da lontano. Attenzione qui al tombolo. Digato potrebbe mettere in mezzo, c'è Ghigliordini, la chiude la numero 13, 7-4 a 55 secondi dal termine. Anche lei grande giocata, perché tre gol, il giocatrice sotto porta fa la differenza, Ghigliordini. Arriva la sirena, termina qui questo derby veneto. Il VIP Tombolo batte per 7-4 l'Union Fenice e conquista la decima vittoria di fila. Chiudiamo qui, consegniamo questo premio offerto dalla divisione calcio al 5, meritatissimo, e complimenti a te e a tutto il Tombolo e alla tua squadra.